Buonasera di nuovo a tutti, bentornati a chi ha già partecipato agli altri webinar, visto che tanti di voi hanno già partecipato agli altri webinar, quindi vado molto, salto direttamente le presentazioni, tanto ormai mi conoscete, tanto troverete queste slide nella mail che vi manderemo nei prossimi giorni, quindi avete modo anche di leggere. Siamo arrivati al sesto webinar, quindi anche vado veloce anche sulla presentazione del progetto Eccellenza in Digitale che sta giungendo al termine. Vi ricordo che appunto oggi è sesto webinar, ma poi abbiamo soltanto un altro webinar ad aprile con me e ci sarà poi un altro ciclo di webinar nei prossimi mesi di cui vi informeremo tenuti da altri professionisti. Oggi appunto parleremo, sarà la seconda parte dell'argomento di questo mese che è appunto la vendita online. E oggi ci concentreremo sui marketplace, sulla vendita sui social network. Ovviamente parleremo dei principali, Facebook e Instagram, perché non ci sarebbe stato il tempo di fare molto altro. Daremo appunto degli spunti per capire appunto qual è il mondo dei marketplace, quali sono le caratteristiche da considerare e come eventualmente attivare gli shop su questi due social network. Mentre ad aprile faremo un solo webinar il 14 aprile in cui parleremo di strumenti di messaggistica per il customer care principalmente, quindi parleremo di WhatsApp Business, Messenger e altri strumenti di chat. Se vi siete già iscritti, vi ricordo che non c'è bisogno di rifare l'iscrizione perché abbiamo già i vostri dati. E anche per oggi vi ricordo di fare domande alla fine del webinar, oppure se non c'è tempo, o magari appunto potete scrivere nella chat mentre durante il webinar e poi risponderemo alla fine. Se non abbiamo tempo di rispondere o comunque ci sono delle domande un po' personali, troppo specifiche, scrivetemi a questa mail e vi risponderò nei prossimi giorni. E vi ricordo che oltre a questi webinar di gruppo, continua ad esserci questa opportunità gratuita di questi incontri individuali per approfondimenti ed analisi. Questo servizio sarà disponibile fino al 30 aprile 2021, non ci sono più tanti posti, quindi se tra di voi c'è qualche impresa che vuole approfittare di questa opportunità in più, vi inviterei a richiedere questo servizio subito perché altrimenti rischiamo di non avere disponibilità. E Francesca, se mi senti, mi metterà il form per richiedere questo servizio e poi io vi contatterò nei prossimi giorni telefonicamente per fissare l'appuntamento. Si tratta di incontri online, probabilmente non ci sarà più il tempo di farne tre, che era diciamo, il numero previsto per le imprese, però insomma anche soltanto con uno secondo me si riesce a vedere un po' la vostra situazione specifica. E è un servizio aperto soltanto alle imprese della Camera di Commercio di Pistoia e Prato in regola con il pagamento del diritto annuale. Prima di iniziare, faccio proprio un brevissimo riassunto di quello che è stato detto l'altra volta. E in realtà ho proprio selezionato soltanto le slide principali, sono tre, in cui appunto vi invitavo a ragionare, a riflettere su quanto sia importante, su cosa sia veramente importante per creare un proprio e-commerce, su quali siano i veri ingredienti che vi servirebbero, che vi serviranno, ecco, nel caso voleste fare una cosa del genere o appunto se l'avete già attivato. Sicuramente questi secondo me sono gli ingredienti principali perché come abbiamo visto gli strumenti per creare un e-commerce ce ne sono tantissimi e ce ne sono veramente di vario tipo. Però ecco, quello che per farli funzionare veramente questi e-commerce dobbiamo avere una strategia, un budget a disposizione da investire, del tempo e della costanza appunto per ottenere dei risultati che ci eravamo prefissati. Ci eravamo appunto soffermati sulle domande che secondo me diciamo, sono più importanti da farsi, cioè come riflettere molto su come arriveranno gli utenti
al proprio e-commerce e soprattutto come li convinco a comprare una volta atterrati sul proprio sito. Questo era, diciamo, erano gli argomenti che avevamo affrontato la scorsa volta. Avevamo visto appunto quali erano le condizioni specifiche per investire sul proprio e-commerce e soprattutto abbiamo visto, accennato ovviamente perché un'ora e mezzo non si può fare molto altro, quali sono gli strumenti per crearsi un proprio e-commerce. E eravamo rimasti su questa slide l'ultima volta ci eravamo lasciati con la promessa oggi di parlare di delle piattaforme terze in cui possiamo vendere i nostri prodotti e di tutti gli altri modi per vendere online, appunto. Quindi i social network e altri, i nostri canali di comunicazione. Partiamo appunto dalle piattaforme, dai famosi marketplace. Voglio subito dire questa cosa. Una strada non esclude l'altra, nel senso che non, come vedremo anche oggi, non è che avere un proprio e-commerce preclude non la vendita sulle piattaforme o altri canali di comunicazione. Quindi, anzi, è proprio questa la tendenza attuale, quella di essere presente online sia su con un proprio sito che sulle varie piattaforme esistenti. Perché questo? Principalmente, ripartiamo da questa domanda, perché le persone comprano sul marketplace? Purtroppo, mi viene da dire, adesso molte persone collegano in maniera quasi automatica l'acquisto online con alcuni marketplace molto diffusi. Ad esempio, Amazon è sicuramente il marketplace più diffuso in Italia. Scusami, io non ti sento più, ma sono da sola? Per me sei bloccata, non mi sta andando avanti. Datemi, allora, aspettate, vedo un attimo. Se no, c'è qualcun altro che... In realtà ti sentiamo. Allora, non so chi mi parlava, prova magari a staccare e ritornare. Io ho la massima connessione, gli altri dicono si sente bene, io sento. Tutti stanno dicendo che sentono bene. Magari vi... Ora non so chi parlava, non ho visto il nome della persona che parlava. Scollegati e ricollegati. Ti consiglio di fare questa operazione. Bene, scollegati e rientra. Bene, infatti. Allora, scusate, ritorno su... vi ricordo che comunque nel caso, se non si risolve la questione, come tutte le altre volte, poi vi manderemo la registrazione, quindi nel caso potrai recuperare con il video. Ritorno alla condivisione. Ok, rieccoci qui. Come vi dicevo, nell'ultimo, con la diffusione appunto di Amazon, o comunque insomma anche prima esistevano questi meccanismi, però diciamo tante persone, tanti utenti associano gli acquisti online molto spesso con i marketplace. Quindi molte persone, la tendenza è quella di approcciarsi quando si deve acquistare qualcosa online, andare direttamente su questi canali. Ad esempio Amazon è uno di questi. Perché succede questo? Perché principalmente questi colossi sono diventati dei veri e propri ecosistemi, quindi hanno una quantità di servizi al loro interno. Avete visto Amazon quanto è cambiato negli ultimi anni, si può veramente trovare di tutto all'interno, ma non solo appunto acquistare prodotti, ma abbiamo anche vari tipi di servizi, ad esempio appunto l'Amazon Prime e anche tutti gli altri servizi, la musica e tanto altro. E quindi diciamo questi colossi della vendita online hanno inserito sempre di più dei servizi molto vantaggiosi per gli utenti per fidelizzarli ancora di più. Quindi, ad esempio, un'operazione che ha avuto un successo enorme è stato quello di inserire il Prime, quindi la possibilità di fare un abbonamento avere quindi tutte le spedizioni gratuite. Questo ha dato una spinta ulteriore, diciamo, a questo approccio. Tante persone, visto che hanno il Prime, adesso prima di ipotizzare qualsiasi altro acquisto su altre piattaforme vanno direttamente lì, perché hanno questo vantaggio economico della spedizione. Quindi questo è un fattore che non possiamo non considerare.
Questo però è quello che succede in Italia, ovviamente. Ecco, quindi non possiamo pensare che da tutte le altre parti del mondo sia alla stessa, funziona alla stessa maniera. Vi volevo appunto consigliare di fare qualche ricerca su questo sito, si chiama Similar Web, che è un sito che ovviamente per avere informazioni maggiori abbiamo bisogno di fare un abbonamento e diciamo un'iscrizione. Però c'è la versione gratuita che è limitata, ci dà soltanto 5 risultati, però ci dà appunto l'opportunità di vedere quali sono i siti più diffusi nei vari paesi del mondo. Questo, come vedete, è quello che avviene in Italia. Il primo è Amazon, poi abbiamo AliExpress, che sarebbe diciamo il corrispondente di Alibaba per il privato, poi Amazon.com, eBay e poi Quinto Posto Wish. Ma ripeto, non è così da in tutti i paesi del mondo. E infatti qui vi ho soltanto diciamo, inserito 4 paesi, la Russia, dove per esempio Amazon non è tra i primi 5 posti, ma abbiamo altre piattaforme, Wildberries per esempio uno, Yandex, Ozon, poi abbiamo AliExpress anche qui. Sempre nel mercato nel Sud America, per esempio, Amazon non ha avuto il successo come appunto in Italia, ma ci sono altre piattaforme, altri marketplace tipo Mercato Libre, che è molto interessante. Ora qui vi ho messo l'Argentina. In Giappone stesso discorso, Amazon comunque ha una certa importanza in Giappone, ma al primo posto troviamo Rakuten, che è un altro marketplace molto, molto diffuso in Giappone. E ad esempio, per non andare troppo lontano, anche tipo paesi europei, ad esempio la Polonia, Amazon è nei paesi dell'est Europa, non in tutti i paesi Amazon ha avuto un gran successo. Per esempio in Polonia c'è questa piattaforma che si chiama Allegro, non so se l'avete mai sentito parlare, che è molto diffuso ed è veramente molto importante per la Polonia. Quindi se visto che appunto uno dei principali vantaggi di essere presenti su Marketplace è quello di intercettare dei nuovi clienti anche di paesi di stranieri, ecco, valutate se avete questa intenzione di internazionalizzare i vostri prodotti. Sicuramente la scelta di un marketplace, di appoggiarsi al marketplace inizialmente è assolutamente consigliabile, perché l'investimento potrebbe diciamo non essere così diciamo gestibile con un canale proprietario, però ecco, fate una bella analisi anche con questi strumenti appunto a disposizione gratuiti ed andate a vedere quali sono i marketplace più diffusi nei paesi in cui volete inserire i vostri prodotti e valutate ovviamente i costi e tutte le condizioni che queste piattaforme prevedono, quindi c'è da fare appunto un'analisi. Però ecco, questo è un aspetto che di cui vi volevo parlare. Ovviamente concentriamoci sull'Italia e cerchiamo di indagare i motivi del successo su Amazon. Vi parlo di Amazon perché ovviamente ho dovuto fare una scelta e sicuramente non avrei potuto parlare di altre piattaforme, ecco, perché è veramente quello più diffuso. Quali sono i motivi del successo di Amazon? Sicuramente appunto l'abbiamo già detto, questo servizio Prime ha avuto un grande successo, ovviamente la possibilità di avere un'offerta molto vasta, il fatto che all'interno diciamo non sempre, ecco, diciamo anche questo forse è un falso mito, però per alcune categorie di prodotti i prezzi sono sempre, diciamo, si trova il prezzo più basso, ripeto, anche questo non è più così valido, e poi abbiamo una facilità d'uso e soprattutto una cosa che ha garantito questo successo così importante per Amazon è il servizio clienti, cioè il fatto che comunque è un servizio clienti molto molto vantaggioso e il fatto che comunque all'interno si possono trovare tante recensioni e tante persone che hanno acquistato quel prodotto. Quindi questo è sono i motivi per cui Amazon ha avuto tanto successo, alcuni, una selezione dei motivi. Ovviamente il focus principale di Amazon è accontentare il cliente a discapito di tutto il resto. Quindi questo è, visto che voi siete imprese che magari potreste valutare di vendere su Amazon,
Questo è una cosa da considerare. Il cliente per Amazon ha sempre ragione, e molto spesso si dimentica anche un po' di chi ci vende all'interno. E ora non posso, non potevo non parlare di questo, perché appunto non è tuttora quel che luccica, appunto proprio in questi giorni, qualche giorno fa c'è stata lo sciopero dei dipendenti di Amazon, perché insomma è risaputo che non è che ci siano che si rispettino in maniera proprio adeguata i diritti dei lavoratori. Soprattutto poi abbiamo avuto anche, diciamo, scandali sull'impatto sull'economia e sull'ambiente da parte di Amazon, quindi sono delle realtà molto, diciamo, contraddittorie su alcuni punti. E soprattutto dal punto di vista delle imprese c'è da dire questo aspetto qui, nel senso che non è semplice. Ora non so se tra di voi c'è già qualcuno che vende su Amazon, magari alla fine del webinar potremmo confrontarci e magari sentire qualche testimonianza, però ecco, non è semplice emergere all'interno di Amazon al giorno d'oggi, perché è cambiato molto negli anni, e soprattutto senza investimenti pubblicitari e senza diciamo anche scegliere dei servizi, ad esempio il Prime, difficilmente si riesce a fare delle vendite interessanti. Ovviamente io parlo di grandi numeri, perché i grandi numeri appunto si riescono ad ottenere con dei prezzi molto bassi e degli investimenti anche importanti a livello di pubblicitario all'interno della stessa piattaforma. Quindi non è più, ripeto, per alcune categorie, poi per altre probabilmente potrebbero esserci anche delle nicchie interessanti, ma parlo in maniera generale, non basta più solo esserci adesso su Amazon, ma bisogna proprio avere una strategia di crescita. Allora, non so se ultimamente avete anche notato quanto si sono diffusi anche i professionisti che lavorano, proprio si sono specializzati sul ottimizzare la presenza delle aziende all'interno di Amazon. Quindi è diventato proprio, ripeto, un ecosistema molto importante, è un mondo, quindi è complesso anche esserci, ed esserci in maniera efficace ovviamente. La cosa che poi è successa negli ultimi anni è che lo stesso Amazon all'interno della sua piattaforma ha inserito dei propri brand, ad esempio Amazon Basics è uno, in cui vende dei prodotti omologhi ai concorrenti, quindi alle imprese, diciamo, che vendono all'interno della piattaforma, e a prezzi più vantaggiosi. Quindi anche questo è un po' concorrenza sleale. E c'era stato anche un mezzo scandalo del fatto che comunque questi prodotti erano stati scelti in base ai dati delle vendite. Ora, Amazon ovviamente ha dichiarato che non è vero, ma insomma, diciamo, ci sono state delle cose poco chiare. Ricordiamoci poi che per un'impresa essere all'interno di un marketplace, non solo Amazon, qualunque marketplace, vuol dire essere ospite, quindi dobbiamo sottostare un po' alle condizioni che ci offrono, e questo in alcuni aspetti potrebbe essere svantaggioso. Quindi questo per dire, vendere su Amazon sì o no, non c'è una risposta univoca per tutte, ogni caso ovviamente specifico, dipende molto da chi siete, da quali sono i vostri obiettivi aziendali, e soprattutto dipende molto da quali prodotti state vendendo, se avete un vostro brand o se siete rivenditori. Questo è un aspetto molto importante, perché se si è rivenditori probabilmente i margini, al di là della concorrenza spietata che si trova all'interno su alcuni marchi molto diffusi, ma c'è da considerare molto bene da calcolare il margine di guadagno, e quindi calcolare quanto diciamo tutte le spese per emergere, per crescere all'interno di Amazon pregiudicano il margine di guadagno. Quindi deve valere la candela ovviamente tutta la strategia e tutto il lavoro svolto all'interno di Amazon. E poi c'è da considerare anche una cosa molto importante: se i vostri prodotti sono già presenti e con quali prezzi, quindi analizzare bene i competitor all'interno della piattaforma e capire quali margini abbiamo e anche di concorrenza con loro, e valutare appunto anche tutte le eventuali promozioni, le eventuali commissioni, gli abbonamenti che abbiamo da calcolare nella vendita. Vi consiglio, qui vi ho lasciato
questo sito, ve lo ritroverete nelle slide, in cui è possibile andare a vedere in vari paesi d'Europa e del mondo quali sono i maggiori venditori, tutti i giorni è una cosa sul, no, ogni mese, e appunto quali sono i maggiori venditori all'interno di Amazon. E vi consiglio, appunto, vi invito anche un po' a dare un'occhiata a chi sono questi, chi sono questi negozi all'interno di Amazon che hanno questi numeri importanti. Molto spesso sono o realtà enormi, molto spesso sono produttori proprio cinesi che vendono piccoli oggettistica a dei prezzi molto bassi, oppure appunto Tipiliano è un'azienda italiana che vende, è un rivenditore di grandi brand molto importanti, tra cui mi sembra anche Caffè Borbone se non sbaglio, e quindi è una struttura proprio specializzata nella vendita di grandi marchi a dei prezzi, diciamo, concorrenziali, perché ha degli accordi proprio con i produttori, i brand produttori, e vende all'interno, diciamo, investe moltissimo nella sua presenza all'interno di Amazon e quindi riesce a fare dei grandi numeri. Questo è un consiglio che vi do, andatela a vedere, è anche interessante anche vedere anche negli altri paesi quali sono, per capire anche quali sono le logiche che ci stanno dietro a questi venditori di successo all'interno di Amazon, quali sono appunto le strategie che adottano e quali modelli di business hanno. Poi vi consiglio anche di andare a vedere, questo ripeto ve lo consiglio se avete intenzione di intraprendere la vendita su Amazon o se volete appunto anche capire se ci siete già, come mai, magari appunto come sta andando e quali sono le tendenze del momento, e di andare a vedere anche la categoria best seller che è sempre aggiornata ogni ora e fanno vedere quali sono i prodotti più venduti sulle varie categorie merceologiche. Appunto, è molto interessante vedere questo in casa e cucina, c'è questo, la forma delle colombe ovviamente perché adesso è nel periodo di Pasqua. Io ho preso però il prodotto di questa macchina da caffè espresso che, come vedete, è questo marchio molto famoso Nespresso ed è venduto e spedito da questa Miles Elettrodomestici. Mi raccomando, date un'occhiata appunto anche a quante recensioni ci sono, spesso tante recensioni vuol dire anche tante vendite, quindi è un'analisi da fare in base alla vostra, andate ad analizzare i prodotti simili ai vostri. E Amazon però, ecco, diciamo, potrebbe essere interessante, e questo vale anche per altri marketplace, ripeto, questo l'ho preso solo come esempio, quello è nel caso in cui siamo dei brand, siamo dei produttori e abbiamo un brand su specifico. Ecco, in questo caso potrebbe farci comodo essere su queste piattaforme frequentate da moltissime persone. E ovviamente vale, non è, diciamo, è una scommessa, nel senso, io ho fatto questo esempio ipotizzando di essere un acquirente Amazon fidelizzata, magari vado a cercare un prodotto specifico, quindi ora scritto proprio termoarredo colorato, quindi una cosa di cui magari all'interno di Amazon non c'è tutta questa competizione. Infatti ho fatto questo esempio perché grazie a questa ricerca, quindi grazie all'utilizzo di Amazon come motore di ricerca, sono venuta a conoscenza di un'azienda, questa Hudson Reed, che è un'azienda inglese, che, di cui non sapevo l'esistenza, e come vedete in realtà all'interno di Amazon questa azienda non ha inserito tantissimi prodotti e anche non ci sono tanti prodotti colorati, ma comunque ha fatto soltanto una selezione, quindi ha inserito questa strategia anche quando da prendere in considerazione, inserire alcuni prodotti, solo alcuni prodotti all'interno del marketplace e poi, diciamo, cercare di spingere il proprio e-commerce personale. Infatti io, grazie a questa ricerca, sono venuta a conoscenza di questo brand e sono andata a cercarmelo su Google e sono atterrata sul proprio sito in cui ci sono tantissimi prodotti magari più inerenti, più interessanti per la mia ricerca. Quindi eventualmente se dovessi appunto acquistare un termoarredo colorato, visto che su Amazon non ci sono tanti colori, ma sul sito invece sì, potrei valutare di acquistarlo direttamente sul sito. Ovviamente, come ho scritto anche qui, non è una
non è una, un comportamento di che tutti gli utenti hanno. Soprattutto va valutato un po' il tipo di prodotto, perché ovviamente se stiamo cercando una forma per fare le colombe, non è che ci sia tutto questo volontà di approfondimento, ovviamente. Quindi valutare bene anche se abbiamo un prodotto, se produciamo un prodotto che potrebbe essere magari interessante inserire all'interno di una piattaforma per intercettare l'attenzione di alcuni utenti e quindi diciamo cercare di spingerli sul proprio canale proprietario. Questa è un'operazione che ovviamente ci vuole il prodotto, ecco, quindi diciamo non è che vale per tutti i prodotti, però sicuramente potrebbe essere interessante vedere le piattaforme in questa maniera. Vado avanti perché appunto non esiste solo Amazon, assolutamente, ma ce ne sono moltissimi altri, come appunto sapete anche voi. Appunto abbiamo visto AliExpress nella lista dei maggiori utilizzati in Italia, eBay e Wish. Ora non riusciremo, non possiamo vederli tutti perché volevo dare spazio anche ai social network, però vi invito magari a rivedere, nel caso chi è interessato magari per esempio ad eBay, abbiamo fatto, la Camera di Commercio di Pistoia e Prato ha organizzato nel 2020 degli incontri con eBay stesso, insomma alcuni referenti di eBay, in cui appunto aiutavano le imprese a capire come essere presenti in maniera ottimale all'interno della piattaforma. Ci sono delle video registrati, se siete interessati, c'è anche una convenzione per le aziende che vogliono fare aprire proprio essere presenti su eBay, e vi invito a scrivere appunto impresa digitale PTPO per sapere maggiori informazioni su questa opportunità. Scusa Valentina, posso interromperti un attimo? Sì. A tal proposito ho messo nella chat le novità del 2021 per quanto riguarda questa convenzione con eBay. Cioè nel 2020 le imprese iscritte ai registri imprese delle Camere di Commercio avevano questa possibilità di aprire il negozio gratuitamente e di non pagare nessuna commissione a eBay sui prodotti venduti. Quest'anno la convenzione è venuta meno, però eBay, visto i risultati dell'anno scorso, ha deciso di aprire queste stesse promozioni a tutti quelli che vogliono vendere su eBay. Quindi ho messo in chat i link ai quali è possibile consultare le nuove offerte e le trovate nella chat. Poi se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni ci può chiamare. Grazie, scusate. Grazie Rossella, visto che ha spiegato meglio lei, però diciamo un'opportunità interessante per quelle aziende che magari hanno interesse di entrare in questa piattaforma, e ovviamente valutate bene anche in questo caso la scelta della piattaforma serve anche in questo, cioè quali sono i vostri prodotti, se all'interno di eBay ha senso esserci per l'utente che volete intercettare. Come vedete, appunto ci sono dei marketplace generici come Amazon, eBay, in cui si trovano categorie merceologiche diverse, e poi esistono i marketplace settoriali, quindi detti verticali, in cui ci concentriamo in un unico macro settore. Diciamo anche in questo caso in realtà sono macro settori enormi, però principalmente tipo anche Zalando è solo abbigliamento e calzature, accessori, mano a mano è solo fai da te bricolage, ad esempio anche Booking si può ritenere una marketplace dedicato al turismo, oppure le piattaforme adesso che sono diffuse molto, Just Eat, Deliveroo, le consegne a domicilio, diciamo alla fine possiamo considerare dei marketplace in cui i ristoranti possono appoggiarsi per vendere il loro servizio a domicilio. Etsy è un'altra piattaforma verticale dedicata all'artigianato e a tutto il mondo creativo e ai prodotti creativi per la creazione di prodotti creativi. ePrice è specializzato in elettrodomestici, anche se proprio di recente ho visto che in realtà si trova anche altro all'interno di ePrice adesso, però diciamo, il suo focus è quello, mentre la differenza è che mentre gli altri generici hanno un po' di tutto all'interno. Quali sono le differenze tra questi due marketplace? Anche in questo caso dobbiamo fare, queste differenze diciamo, vanno un po' interpretate, vanno prese un po' con le pinze.
diciamo, generalmente sui marketplace generici vince quasi sempre il prezzo più vantaggioso, quindi c'è una grandissima competizione. Come dicevo, emergere è molto difficile senza investimenti, questo vale anche un po' per eBay, cioè nel senso che comunque bisognerebbe anche un po' investire, sponsorizzare le proprie inserzioni per emergere se si entra adesso. E soprattutto una cosa molto importante, fidelizzare il cliente è quasi impossibile, o comunque, ho detto è quasi impossibile, non è impossibile, perché comunque, come ho sempre detto, il cliente Amazon, il cliente che compra su Amazon molto spesso è fidelizzato a Amazon, non è fidelizzato all'azienda, quindi, e si vede anche da quanto visibilità alla fine ha il negozio di Amazon, il venditore dentro la scheda del prodotto. È veramente, se ci avete fatto caso, è veramente minuscolo, cioè dobbiamo anche qui, non sempre, torna indietro, non sempre l'utente che acquista su Amazon ha l'attenzione di andare a vedere poi chi è che vende e spedisce il prodotto. Magari sicuramente riesce, diciamo, vede Nespresso, quindi diciamo, l'azienda, il brand Nespresso ha una certa visibilità, ma il venditore in sé per sé, come vedete, è veramente molto molto discreto all'interno di una scheda prodotto, non è così messo bene in evidenza. Questo potrebbe essere invece, per quanto riguarda invece altri marketplace magari più verticali, come ad esempio viene in mente Etsy, invece c'è un grande spazio al venditore, soprattutto perché c'è la possibilità di raccontarsi, di inserire delle immagini per appunto crearsi una copertina, insomma c'è la possibilità un pochino di emergere, e in questi marketplace settoriali non sempre diciamo il prezzo è la scelta, il fattore decisionale, non sempre, perché ad esempio magari su Etsy per esempio abbiamo magari stiamo cercando qualcosa di specifico, qualcosa di creativo, l'azienda appunto ha la possibilità di targettizzare in maniera più precisa il cliente, perché diciamo chi va ad acquistare su Mano a Mano, che è un marketplace dedicato al fai da te e all'hobbistica, siamo già, diciamo, abbiamo già fatto un filtro, nel senso che già le persone sono persone interessate a quel tipo di prodotti, quindi non stanno cercando qualcos'altro, ma stanno cercando quello. E lo stesso vale per altri tipi di piattaforme verticali. E anche comunque in questi casi emergere è molto difficile senza costanza di investimenti, perché ad esempio, lo sappiamo bene, Booking è diventato appunto sempre più pieno di concorrenti all'interno, e quindi emergere è sempre più difficile senza anche gli investimenti. Lo stesso vale per Etsy e lo stesso vale per altre piattaforme. Lo scenario quindi, come avete visto, dei marketplace è molto vasto. E soprattutto una cosa che bisogna dire è che è in continua evoluzione, quindi un marketplace che magari andava in un periodo non sempre, diciamo, è efficace poi nel lungo tempo. Quindi dovete anche, se siete, avete intenzione di approcciarvi a questi strumenti, dovete appunto continuamente studiare appunto quali sono le novità e studiare quali sono i servizi aggiuntivi. Ognuno ha le sue modalità di vendita, chi vuole appunto un abbonamento mensile e la commissione, ad esempio Amazon è così, l'Amazon professionale, l'account professionale, oppure chi vuole soltanto la commissione sulla vendita, per esempio Etsy, così. Quindi adesso non aveva molto senso fare degli esempi per tutti, però leggete bene le condizioni prima di entrare in un marketplace e soprattutto valutate quali sono i concorrenti all'interno. Per esempio, una differenza che dobbiamo appunto dire è che su alcuni marketplace magari entriamo, ad esempio Amazon, e creiamo il nostro negozio, come uguale Etsy o eBay, però per esempio Zalando, per dire, dobbiamo fare una candidatura al momento, in realtà si sta organizzando anche per avere degli shop all'interno, questa è una novità di Zalando che vuole promuovere, diciamo, la vendita da altri venditori come ad esempio Amazon, però ad esempio Mano a Mano è una marketplace in cui se ci si deve candidare bisogna essere selezionati e quindi fare, diciamo, un'altra strada per entrare all'interno del marketplace. Quindi ognuno ha le sue caratteristiche. E questo appunto vi volevo far vedere
fatto per farvi vedere un marketplace verticale Etsy, come vedete già l'immagine di per sé è diversa rispetto a un Amazon, perché qui ci siamo concentrati su prodotti creativi, su negozi appunto, sull'artigianato e tutto il mondo della creatività, quindi già la schermata di per sé è diversa. E come vedete all'interno di Etsy ci sono le tre categorie principali in cui si possono gli artigiani possono vendere, quindi articoli fatti a mano, vintage, materiali per creare. Anche qui, perché vi ho inserito Etsy? Perché anche qui non è tutto oro quel che luccica. Se probabilmente qualcuno di voi ha avuto esperienza su Etsy e chi lo frequenta avrà notato che e in realtà non è più così, si trova di tutto all'interno di Etsy, e in realtà anche il controllo degli articoli fatti a mano non è così verificato, nel senso che si trova veramente anche oggetti che è evidente che non sono stati fatti a mano e che sono di produzione magari industriale. Quindi per questo vi dico, queste piattaforme, soprattutto quando diventano molto grandi come Etsy, che adesso è tanti anni che esiste ed è, diciamo, è una piattaforma internazionale, e quindi si è un po' inquinata, ecco, ha perso un po' l'efficacia che aveva un tempo, però comunque per alcune realtà potrebbe ancora essere interessante, perché comunque è una vetrina molto accattivante e molto pratica per chi magari non ha intenzione di investire molto budget e molte energie su un canale proprietario, e quindi per un primo periodo si vuole appoggiare a Etsy. Conosco moltissimi artigiani che nonostante vendono abbastanza bene online, però ancora continuano a essere su Etsy, perché comunque è un canale che gli fa che gli fa comodo, ecco, e quindi è un canale che gli permette appunto di vendere online senza investire troppe energie e troppi soldi. Facciamo anche un'altra considerazione. Noi qui adesso ci siamo concentrati sui business to consumer, quindi sui marketplace per la vendita al consumatore finale, ma in realtà non esistono soltanto ovviamente marketplace B2C, ma esistono anche marketplace B2B. Non è che ce ne sia ancora tantissimi, comunque molto sviluppati, però ecco, sicuramente ne nasceranno, quindi anche lì, se siete del settore business to business, monitorate, ecco, il settore. Alibaba è uno di quelli più famosi, appunto cinese, per un certo tipo di prodotti. Amazon e eBay al loro interno hanno delle sezioni dedicate al business to business. Ad esempio, vi ho inserito questo Mr. Worker, che è un'altra piattaforma, diciamo, abbastanza recente, non so quando è nata sinceramente, però comunque è dedicato proprio alla vendita business to business. E poi abbiamo tutta una serie di marketplace che vengono detti C2C, cioè consumer to consumer, in cui il privato vende ad altri privati. E qui ho voluto inserire eBay, che come ben sapete c'è tutta quella parte dei privati, quindi non è che necessariamente bisogna vendere su eBay con una partita IVA, con un'azienda, ma appunto anche un privato può vendere dei prodotti all'interno di eBay da sempre, diciamo, il suo focus. Etsy anche in realtà, perché sotto, diciamo, i numeri, il fatturato di 5.000 euro, in teoria si possono, può vendere anche un privato, se sono appunto prodotti della propria creatività. Poi abbiamo tutta una serie, ci sono dei settori e delle categorie molto interessanti, per chi vende nel mondo del vintage, chi lavora nel mondo del vintage, per esempio, ci sono tantissime piattaforme interessanti, e a volte sono quasi più interessanti queste piattaforme che altri canali, perché appunto lì dentro ci sono tutte le persone che cercano vintage, e si può vendere sia come privati che come aziende, dentro Depop, Vinted. Poi appunto ho inserito anche il B&B, perché nel mondo del turismo in teoria anche quello è iniziato con C2C, consumer to consumer, e poi, anche se non sono dei veri e propri marketplace, ma sono più siti di annunci, però mi sento di inserire anche subito Kijiji all'interno di questa categoria C2C, perché alla fine è un po' quello. E anche Facebook Marketplace, che appunto è il marketplace di Facebook,
è lo stesso concetto, sono privati che vendono altri privati. Sappiamo però che comunque anche all'interno ci sono delle aziende, ma in teoria diciamo non è mai stata ufficializzata questa cosa da parte di Facebook che anche le aziende possono vendere su Facebook Marketplace. In teoria sarebbero soltanto i privati. Poi appunto non è così, così seguita questa regola, ma in teoria sarebbe questa. Quindi quando scegliere un marketplace? Quindi quando abbiamo dei prezzi concorrenziali nel caso di prodotti appunto che di consumo, o quando appunto abbiamo anche un prodotto unico, un brand, e quindi vogliamo come nel caso del termoarredo appunto, vogliamo appunto fare esserci per fare anche un po' brand. E se vogliamo raggiungere mercati diversi da quello italiano, come abbiamo visto all'inizio, sicuramente se uno vuole andare a colpire dei paesi, magari ecco, potrebbe essere interessante iniziare inserendosi all'interno di un marketplace diffuso in quel paese, e per capire anche un po' i meccanismi, analizzare anche il comportamento dell'utente. E se abbiamo fretta di capire come funziona la vendita online, perché comunque come abbiamo visto anche la scorsa volta aprire un e-commerce non è immediato, cioè da fare appunto delle considerazioni, delle analisi, fare degli investimenti, quindi è importante magari prendersi del tempo. Se intanto vogliamo iniziare a indagare se il nostro prodotto può essere di interesse a qualcuno, potrebbe essere interessante iniziare da un marketplace, e soprattutto se il nostro potenziale cliente si trova lì, perché poi sta lì un po' diciamo la faccenda, nel senso che se noi pensiamo, ecco perché ho iniziato su da Amazon e ho approfondito questo di marketplace, perché effettivamente non possiamo far finta di niente. Molto spesso tanti utenti adesso quando acquistano online passano per primi da lì, quindi se tra quei, diciamo, se quegli utenti sono potenziali nostri clienti, dobbiamo prendere in considerazione anche quel canale. E come vedete non è che questo presuppone dimenticarsi di investire su un canale proprietario, assolutamente. Questa è una statistica che ho cercato perché mi interessava farvi vedere quali sono, qual è la tendenza in Italia. Questa è una statistica di questi dossier che fanno Casaleggio Associati appunto sull'e-commerce ogni anno, e ho preso soltanto questo grafico che mi interessava per vedere poi alla fine la situazione in Italia, cioè in quante aziende poi alla fine decidono di essere solo sui marketplace oppure solo sui social media o così di proprietari. Come vedete il 50% comunque del fatturato delle aziende online proviene dal sito proprietario, il 23% dai marketplace, l'8% dai social media e il resto da altri canali. Quindi per il 36% delle aziende, queste hanno fatto delle interviste ovviamente, che vendono utilizzando i marketplace, questi incidono meno del 10%. Quindi come vedete, comunque ha sempre senso investire su un sito proprietario, e soprattutto se l'azienda ha dei presupposti di cui parlavamo l'altra volta. E un altro dato che mi sembrava interessante è che comunque il 45% di chi vende su marketplace è presente su almeno 2-3 piattaforme contemporaneamente. Quindi non è che se ne sceglie solo una, se ne sceglie più di una, in modo tale da capire qual è quella che performa meglio. Mentre il 30% solo su una piattaforma. Il 7% vende anche su 4-5 piattaforme diverse, quindi molte piattaforme, mentre su più di 5 è presente il 18% delle aziende. Questi sono dati che ci confermano un po' quello che vedremo anche nelle prossime slide, che comunque adesso la tendenza non è appunto avere solo il sito proprietario o solo il marketplace, ma appunto è quella di fare in modo che la presenza sia su più canali, in modo tale da intercettare l'utente su più canali, quindi l'utente che magari passa da Amazon lo intercettiamo lì, l'utente che invece passa dai social lo intercettiamo dai social, l'utente che passa da altri canali magari lo portiamo sul nostro sito. Quindi questo per dire che è un progetto, la vendita online è proprio un progetto e si presuppone una strategia che presuppone tanti strumenti, tanti canali. E quindi i motivi per cui bisogna avere un sito proprietario, ve li ricordo, si sono già detti, però comunque è importante ricordarselo.
abbiamo visto il fatturato, ma vediamo anche perché. Perché comunque su Marketplace ricordiamoci sempre che siamo sempre ospiti in balia delle decisioni altrui, quindi se Amazon decide di aumentare l'abbonamento o di dare visibilità solo a chi dice lui, cioè non possiamo farci un granché, ok? Quindi siamo un po' in balia delle decisioni altrui. Sui Marketplace la personalizzazione del proprio spazio è risicata, anche se abbiamo, se scegliamo dei marketplace in cui c'è più margine di personalizzazione, ma comunque sarà sempre minore rispetto a un nostro sito proprietario. Siamo all'interno di piattaforme in cui siamo circondati dalla concorrenza, nella maggior parte dei casi. Come dicevamo, fidelizzare l'utente è molto difficile, e poi il punto che secondo me è più grave, per questo ve l'ho messo in stampatello, non lo uso mai in stampatello, ma in questo caso mi serviva. Sui marketplace non puoi fare remarketing. Questo è un aspetto che secondo me è il più grave di tutti. E quindi attenzione ad essere solo sui marketplace, perché comunque ci perdiamo tutta quella possibilità di recuperare chi magari ha atterrato sul nostro sito, ha dimostrato un interesse su dei prodotti specifici, poi possiamo appunto rintracciarlo tramite appunto tutta la possibilità di fare delle campagne sponsorizzate con i codici di tracciamento, il pixel di Facebook, tutte queste cose. Il marketing, che avevo parlato a febbraio, è un tema che secondo me non può non essere preso in considerazione per chi vuole ovviamente vendere online in maniera professionale, e questo con Amazon, con Etsy, con eBay non possiamo avere, diciamo, il tracciamento di queste persone, perché ovviamente non sono dati che ci fornisce la piattaforma. Quindi questo secondo me è forse il motivo principale per cui comunque dobbiamo, se siamo un brand, se siamo appunto intenzionati a potenziare le vendite online, da considerare quando si approccia a questo mondo della vendita online. Passiamo adesso sui social network, perché appunto volevo parlarvi anche di quello che avviene sui social network, e poi magari abbiamo un po' di tempo anche per le domande, come l'altra volta ho cercato di non arrivare proprio precisa alle 4:30, così abbiamo tempo per le domande. E ricordiamoci che, questo è un aspetto che voglio dire subito, chi vuole comprare i tuoi prodotti sui social network, intendo, il modo lo trova. Quindi non ci scordiamo tutti i canali diretti che, come abbiamo visto anche durante questo periodo della pandemia, diciamo, le persone sono diventate anche un pochino più meno timide, e quindi se non so se avete fatto caso di quanto anche le piccole imprese, i piccoli negozi hanno proposto possibilità di acquistare tramite un messaggio su WhatsApp, tramite un messaggio su Instagram, chiamando il telefono, ecco. Se avete un seguito, se siete una piccola realtà e appunto non avete ancora nessun canale di vendita online proprietario o su Marketplace, comunque non diciamo svalutate tutto il resto, nel senso, perché comunque le persone, per alcune tipologie di prodotti ovviamente, non hanno problemi, se sono veramente interessati al tuo prodotto e al tuo servizio, a chiedertelo direttamente in maniera diretta. Quindi ipotizzate, ricordatevi sui vostri social, se avete un seguito interessante, a ricordare magari che magari c'è un numero di telefono, c'è un WhatsApp, questo è un esempio, questo è un negozio che appunto vende tramite WhatsApp, non ha né e-commerce, non ha né Instagram Shop, non ha niente, non ha vetrina, ma ha semplicemente vende tramite WhatsApp. Quindi nelle sue comunicazioni ricorda appunto che c'è la possibilità di acquistare scrivendo un messaggio. E ricordiamoci magari che sui social magari ogni tanto va ricordata questa opportunità, va messa nella biografia magari di Instagram, o vanno fatti dei post su Facebook per ricordare quali sono le modalità di acquisto, o ancora meglio, se fate delle stories, se le salvate, come in questo caso, nelle contenuti in evidenza, e date lì le istruzioni per chi magari vuole acquistare i vostri prodotti senza passare da nessun canale, diciamo, autorevole, ma appunto da canali diretti. Quindi
Ovviamente queste realtà, questi strumenti, queste tipologie di rendite così molto dirette non vanno bene per tutti, ovviamente. Vanno bene per chi magari ha un piccolo negozio, ha dei piccoli business, appunto, e magari stanno cercando anche di testare se il pubblico che sui social che li segue sia, diciamo, veramente interessato. Questo è anche un consiglio che vi do. Iniziate magari anche a testare se alla fine i vostri fan, i vostri follower sono veramente interessati ai vostri prodotti e lo dimostrano magari facendo un acquisto anche con questi canali. Proponete diciamo anche i canali diretti e vedete che risultati potete, diciamo, ottenere. Ovviamente se l'intento è ovviamente fare un e-commerce, vendere principalmente online, ovvio che a un certo punto non basteranno più questi strumenti e allora farete le vostre scelte, quindi aprirete un e-commerce proprietario oppure vi appoggerete ai marketplace o entrambe le cose. Quindi questo vale perché principalmente poi lo scoglio principale di questi strumenti diretti qual è? È il pagamento e tutta la logistica anche delle informazioni. Quindi potrebbe sembrare poco professionale, quindi il fatto magari di poter fare un bonifico, di dare il link a proporre, insomma, diciamo, non è una cosa così, così professionale. Però ripeto, per iniziare, secondo me, per le piccole realtà non è da non considerare, assolutamente. Passiamo adesso su Facebook. Facebook, in realtà la vetrina di Facebook esiste da tanti anni, adesso l'hanno chiamata Facebook Shop, ma non è che sia cambiata così tanto rispetto a quello che una volta si chiamava vetrina. Però è comunque rimasto uno strumento è ancora uno strumento interessante, più che altro proprio per chi magari non ha ancora un sito, ma vuole avere un'organizzazione un po' più curata, quindi avere delle schede prodotto un pochino più organizzate e magari riuscire a organizzare anche tutte le varie collezioni in gruppi, categorie. E ricordiamoci però una cosa, che Facebook Shop e anche Instagram Shop sono solo strumenti, se non si ha un seguito, se non si ha appunto un seguito interessato realmente ai nostri prodotti, e o se non si ha una strategia o se non si ha un budget da investire in pubblicità, non è che vi serviranno a molto questi strumenti, perché in realtà aprire una vetrina uno shop su Facebook o un Instagram shopping non è sinonimo di successo, ecco, diciamo così, ma il successo si ha se si ha appunto un seguito che veramente interessato ai nostri prodotti e quindi interessato poi ad acquistarli, e quindi se si ha una strategia di comunicazione, una strategia digitale. E vi faccio vedere però, così appunto se tra di voi c'è qualcuno che vuole andare a vedere come si fa questo shop su Instagram, vi faccio vedere la strada più semplice inizialmente, poi ce n'è un'altra un pochino più avanzata, ma anche un pochino più complessa. Inizialmente potete andare a vedere se avete nel vostro menu della vostra pagina aziendale la voce shop. Se non ce l'avete è perché probabilmente non state utilizzando un modello che prevede questa tab, questa possibilità. E quindi vi basterà andare su impostazioni, andare su modelli e tab e scegliere il modello shopping, come vedete, che prevede la possibilità di accendere proprio la tab chiamata shop. Quindi proprio è la categoria che ci permette, da attivando questa tab, possiamo avere anche noi nella nostra pagina aziendale lo shop. Ovviamente una volta attivato questo lo ritroveremo sul nostro menu appunto della pagina Facebook aziendale. Andiamo a cliccare lì sopra e poi dobbiamo, questa è una pagina di esempio che ho fatto per fare questo esempio, andiamo prima di aggiungere i prodotti ci chiederà questa cosa, ci chiederà qual è il metodo di acquisto che noi vogliamo offrire ai nostri fan e clienti. E in questa fase, in questo periodo, è ancora come quello che era la vetrina di un tempo di Facebook, cioè adesso si può o inviare un messaggio per acquistare
oppure acquistare un altro sito web per quanto riguarda lo shop di Facebook. La notizia di vendere direttamente da Facebook, quindi prevedere anche il pagamento all'interno di Facebook, è una notizia che è uscita, avevo messo qui l'annuncio, a 19 maggio 2020, appunto, che era questo annuncio che aveva fatto Facebook riguardante questa possibilità di pagare direttamente all'interno di Facebook, ma ancora in Italia non è partita questa possibilità, è soltanto una possibilità presente in America ancora. Dicono che è questione di poco, quindi anche qui state attenti alle novità di Facebook, che ci sarà, perché già si vedono all'interno del gestore delle vendite, diciamo delle impostazioni della pagina aziendale, le voci legate ai pagamenti, però non è ancora possibile per il momento, ripeto, proprio fare vendere, inserire proprio la carta di credito dentro Facebook e quindi acquistare direttamente senza fare nessun passaggio tramite messaggi o tramite sito. Quindi questo è importante, sicuramente arriverà, ripeto, però ancora non c'è ancora questa possibilità. Quindi se non avete un sito web, l'unica opzione che avete in questo momento è scegliere il metodo di acquisto via un messaggio. Altrimenti, se avete un sito web, comunque è sempre indicato fare questa shop di Facebook e ovviamente connetterlo al proprio sito. La differenza dove sta? Che le vostre schede prodotto avranno o invia un messaggio, questo per esempio è un negozio di Firenze appunto che vende scarpe, è attivato la vetrina di lo shop di Facebook e non ha un e-commerce, ma si può contattare tramite messaggio. E lei appunto propone i suoi prodotti e si può acquistare attraverso delle procedure dirette con un messaggio. Il vantaggio è che comunque quando uno fa i post comunque può taggare i prodotti e quindi diciamo collegare lo shop di Facebook con i prodotti che magari appunto sono taggati nel post. Comunque è diciamo una funzione interessante, ecco, anche per le piccole realtà questa del messaggio. E la cosa appunto che potete aggiungere sono queste delle foto, appunto tutte le descrizioni, i prezzi, tutto quanto. E importante che comunque seguire le condizioni, leggetevi bene le condizioni di vendita di Facebook, perché non accetta tutti i prodotti, quindi magari datevi un'occhiata alle norme di vendita, perché per esempio non si possono vendere ad esempio servizi, non si possono vendere ad esempio prodotti digitali, oppure tutto il mondo dei medicinali, per esempio le mascherine, ci sono stati problemi perché sono appunto dispositivi medici, quindi attenzione comunque a quale tipologia di prodotti state vendendo, perché non è detto che è possibile farlo all'interno di Facebook. Quindi questo invece se voi scegliete acquisto sul sito web, magari avete già un sito web, questo però solo con un sito proprietario, non un marketplace, non potete connetterci un marketplace. In realtà forse ci sono alcuni, per esempio Etsy, per esempio ci sono delle modalità di connessione, ma insomma non è banale. Principalmente ecco, i siti proprietari possono essere collegati e sono anche qui al canale alternativi per invitare le persone poi ad andare a approfondire sul sito. Questa è la scheda prodotto con il bottone acquisto sul sito web. Vado avanti, perché mi sembra di aver detto tutto qui. Vado avanti con Instagram. Instagram invece, anche Instagram hai da tempo che ha la possibilità dello shop all'interno di Instagram, ma mai come quest'anno è stato così sviluppato. Infatti non so se avete notato quanto la categoria shop su Instagram negli ultimi mesi, proprio questione di poco, si sta molto cambiando, quindi ci sono tantissime novità. La cosa da dire è che comunque sono sempre l'Instagram Shopping è sempre collegato a Facebook Shop, quindi per il momento comunque bisogna sempre avere Facebook Shop per attivare Instagram Shopping.
e per il momento anche su Instagram Shopping non si può fare l'acquisto diretto come era stato annunciato a maggio dell'anno scorso, perché non è un'opzione ancora attiva in Italia, ma si può solo invitare le persone ad acquistare sul sito web. Quindi purtroppo anche chi, diciamo, non ha un sito web e su Facebook magari sceglie la modalità di acquisto via un messaggio, su Instagram non può attivare lo shop per il momento, ripeto, sono tutte informazioni che magari veramente domani cambia tutto, però per il momento la situazione è questa. Non è valido la modalità d'acquisto tramite messaggi su Instagram, non è prevista, non si può fare, quindi è una possibilità che non possiamo sfruttare su Instagram, quindi ovviamente facciamo con quello che abbiamo a disposizione e magari concentratevi solo su Facebook, se avete un po' di seguito su Facebook ovviamente. E anche Instagram Shop, comunque, ripeto, è solo uno strumento, anche quello, se non si ha un seguito, una strategia e un budget, non servirà molto. Però, appunto, come vi dicevo, è potenziale questo strumento di Instagram, perché ci sono tantissime evoluzioni. Voi potete andare a vedere, qui la freccettina si è spostata, però in realtà volevo indicarvi questa borsetta. Se avete notato, andate a vedere il vostro Instagram, vi sarà spuntata da poco, una questione di mesi, questa borsetta accanto alla vostra foto, da cui potete andare a vedere tutti i prodotti, tutti gli shop delle persone, delle aziende che seguite inizialmente, diciamo in anteprima, come prima schermata ci avete tutte le aziende che seguite e che hanno attivato uno shop. È spuntata fuori questa icona accanto alle tre lineette, che era prima non c'era, era la lista dei desideri, quindi si possono salvare dentro Instagram i prodotti che magari ci piacciono, e però non è che compriamo subito, però ce li possiamo salvare. Questo è interessante, perché vuol dire, dimostra che Instagram ci sta puntando molto su questo strumento di shop all'interno della sua piattaforma. E poi se cliccate sulle tre lineette vedrete che ci sono spuntate delle voci nuove che prima non c'erano, scelte dagli editori, raccolte, video e guide, e sono tutte delle sezioni dove possiamo anche, se abbiamo uno shop ovviamente, intercettare dei nuovi clienti, perché scelte dagli editori, per esempio, sono una selezione di shop selezionati da Instagram attraverso appunto modalità che ancora non conosciamo, che però potrebbe essere una grandissima visibilità per magari delle piccole attività che hanno all'interno uno shop su Instagram, e magari vengono selezionati e quindi si può anche diciamo intercettare l'interesse di clienti che prima magari non avevamo considerato. Oppure le raccolte, anche questa è una sezione interessante, quindi vi invito, se avete uno shop di Instagram, a creare queste raccolte, che sono delle sorte di strumenti, diciamo, ulteriori per raggruppare dei prodotti in categorie. Quindi anche per, diciamo, servono anche per fornire all'utente un'esperienza, diciamo, di navigazione un po' più interessante. Poi abbiamo anche i video, cioè quindi qui lui salva tutti i video in cui sono taggati i prodotti, anche questo non è una novità, non c'era prima. Oppure le guide, che anche queste sono state aggiunte da poco, ne avevamo già parlato nel webinar di gennaio. Però comunque le guide, qui dentro raggruppa tutte le guide dove sono presenti dei prodotti. Queste sono dimostrazioni del fatto che Instagram ci sta investendo molto su questo strumento, quindi sono tutte funzionalità che dovete un pochino monitorare. Un'altra cosa appunto interessante di Instagram Shopping è quella di poter taggare i prodotti nei post. Come vedete, vi ho messo un esempio, in questo caso vedete la borsettina che spunta appunto sul post, sull'immagine, visualizza i prodotti, cliccando sopra possiamo andare a vedere il dettaglio di tutti i prodotti taggati. In questo caso ce ne sono quattro. Cliccando sul prodotto
possiamo andare a vedere in questo, per questa azienda qui di design, possiamo andare a vedere direttamente il prodotto nel sito web. Quindi in questo caso sta utilizzando, perché come vi ricordo è l'unica opzione al momento, ha connesso l'Instagram Shopping con il proprio sito web e quindi è comunque un'opportunità di intercettare l'interesse di nuovi utenti. Per esempio io questa questa azienda non la seguo, non la conosco, mi è spuntata nel mio feed perché seguo questo hashtag Design Icon e quindi sono venuta a conoscenza di questa azienda. Queste sono tutte opportunità interessanti. E un'altra funzione è quella di poter taggare i prodotti nelle storie, se anche questo potrebbe essere di interesse per alcune realtà. Come si fa appunto ad aprire Instagram Shopping? La procedura non è così, sembra semplice ma in realtà è un po', potrebbe risultare complicata come potreste aver visto se qualcuno di voi l'ha provato a fare. Comunque principalmente dobbiamo innanzitutto fare e vedere se abbiamo la possibilità di aprire un Instagram Shopping, quindi andiamo sulle tre lineette, qui vi ho lasciato tutte le indicazioni, qua su impostazioni, azienda, e qui diciamo potreste avere o iscriviti a Shopping o configura Instagram Shopping, lo cambiano, non mi sembra cambiato ultimamente, con configura Instagram Shopping, e poi da qui inizia una procedura per collegare l'Instagram Shopping a un catalogo che è lo stesso catalogo di quello della vetrina del Facebook Shop, oppure se si ha uno di questi, se si ha un e-commerce con uno di questi strumenti, che sono appunto strumenti per creare e-commerce, come avevamo visto l'altra volta, quindi Shopify, Xcommerce, Magento, WooCommerce, si possono diciamo creare delle connessioni un po' più automatiche, cioè da seguire un po' tutte le procedure passo passo, magari ecco fatevi supportare da un tecnico, potrebbero essere previsti anche dei cambiamenti sul sito, ecco. Però principalmente per vendere su Instagram abbiamo bisogno poi di utilizzare, per fare le cose un pochino più in maniera più avanzata, un po' più organizzata, del business manager. Ora, oggi non vi posso certo spiegare cos'è il business manager, perché l'argomento ovviamente era un altro, ve lo riassumo principalmente per chi non ne sa niente. Il business manager è uno strumento avanzato di Facebook che ci permette di gestire tutte le risorse di Facebook, quindi le pagine aziendali, gli account di Instagram, gli account pubblicitari e anche gli shop. Quindi lo shop, per anche creare cataloghi specifici o per creare quelle raccolte di cui vi parlavo prima, è importante avere il business manager dell'azienda, e da qui si possono fare tutte le cose più avanzate per quanto riguarda sia la vetrina, ora la chiamo sempre vetrina ma in realtà si chiama Facebook Shop, sia Instagram Shopping. E se avete intenzione di fare entrambi gli shop, perché magari avete il sito web e quindi siete in una di quelle situazioni che non dovete scegliere per forza invio un messaggio, quindi non è necessario escludere Instagram perché potete fare entrambi, vi consiglio di evitare di fare prima Facebook e poi Instagram, ma di lavorare direttamente sul business manager, creare un catalogo, inizialmente il catalogo prodotto, e poi seguire passo passo tutta la procedura per aprire lo shop sia su Facebook che su Instagram in contemporanea. Qui come vedete, se si ha appunto Shopify, WooCommerce, tutte quelle piattaforme di vendita online per i siti proprietari, si può sincronizzare una piattaforma partner. Non è una cosa secondo me che si può fare senza una guida, quindi se non avete proprio mai sentito parlare di business manager, vi consiglio comunque di farvi supportare, perché potrebbe essere un po' complicato per alcuni aspetti. Più che altro la cosa che abbiamo notato negli ultimi, insomma, con queste nuove procedure, con questi strumenti, che veramente se non si fa tutto perfettamente, comunque lui non ci autorizza, perché magari appunto se non seguiamo tutti i passaggi passo passo,
si rischia che poi Instagram o Facebook, non, principalmente Instagram Shop è quello che ha più problemi, e non ci dà l'autorizzazione, di non l'accetta lo shop, e quindi rimaniamo bloccati. Quindi fatelo, diciamo, per bene, magari seguiti da qualcuno, perché potrebbe essere rischioso, ecco, potrebbe essere difficile far da solo se non si ha conoscenza del business manager e di queste cose un pochino più avanzate. Quindi, come vedete, vediamo se sono nei tempi, sì, vendere online oggi è diventato molto più complesso. Come avete visto, non ho escluso mai nulla, non vi ho escluso il marketplace, non vi ho escluso i vari strumenti che ci sono dentro i social network, i siti proprietari, perché adesso, diciamo, mentre prima si parlava di multicanale, cioè di avere più canali e quindi l'utente poteva scegliere tra i vari canali, e poi dopo siamo passati al cross canale, quindi la combinazione tra i vari canali diversi, per esempio uno magari può vedere un prodotto sul sito e poi acquistarlo offline, e tante altre funzioni, diciamo, altri abbinamenti erano solo interessanti nella cross-canalità. In realtà adesso si parla di omnicanalità, cioè adesso si cerca, la tendenza è quella di far sì che tutti i canali si integrano tra di loro e che siano sinergici tra di loro. Quindi ecco perché, secondo me, oggi più che mai, appunto, abbiamo sempre bisogno di questi ingredienti, anche quando ci andiamo a interfacciare con i marketplace e con gli strumenti di vendita sui social network, perché in realtà non è che è cambiato molto, è tutto un progetto quello da prendere in considerazione, e quindi fare delle scelte ed essere, appunto, integrare i vari canali e far sì che ogni canale, diciamo, porti dei risultati per l'azienda in base ai propri obiettivi. Questo vale anche per le piccole realtà, quindi non pensiamo che questo sia soltanto per chi magari ha grandi budget o chissà quali obiettivi. In realtà questo vi ho messo come un esempio per farvi capire che tutti devono ragionare in quest'ottica. Per esempio, questo è un negozietto di vintage che seguo su Instagram, e proprio oggi ve l'ho inserita, proprio oggi, questa slide, perché mi ha fatto molto riflettere. Lei, appunto, ha fatto una serie di stories oggi in cui, appunto, dice, informa i suoi follower su Instagram che entro oggi, appunto, quindi informa con una stories, caricherò sullo shop online un po' di cose. Quindi questo è un negozietto di vintage che ha uno shop online. Poi, subito dopo ha detto, comunque vi ricordo che è ancora attivo il servizio WhatsApp, quindi nelle storie in evidenza trovate le modalità di acquisto. Quindi ricorda anche che oltre a comprare online si può fare gli acquisti tramite, diciamo, contattare direttamente su WhatsApp. E poi la terza slide è un po' di cose intanto su Depop. Quindi, come vedete, anche una piccola realtà, che Depop è una marketplace verticale, diciamo, principalmente frequentato da chi cerca vintage. Quindi anche un piccolo negozio deve ragionare in quest'ottica, cioè deve proporsi ai propri clienti con più modalità d'acquisto, deve connettere più canali, che non è che una cosa esclude l'altra, ma appunto intercetta l'utente su più canali e quindi dà l'opportunità anche di scelta. Perché se io, ad esempio, fossi un utente Depop, magari potrei essere più invogliata a visto che ho già l'account, magari a comprare l'oggetto che mi piace direttamente da Depop, per evitare anche di fare un ulteriore account sul proprio e-commerce. Oppure, quindi, dobbiamo cercare di veramente conoscere bene il nostro utente. Questo è un argomento di cui ho insistito molto, perché conoscere bene il proprio utente presuppone proprio essere dove si trova anche lui, e quindi far sì che la nostra azienda abbia più successo, perché parla alla persona con la sua stessa lingua. Questo è un esempio piccolo che, appunto, ho inserito oggi, che però mi piace molto per farvi riflettere il concetto di vendita online oggi, e anche perché gli strumenti sono tanti, come avete visto, le possibilità sono tante, quindi dobbiamo, appunto, essere presenti su quelli che hanno più
diciamo, efficacia per il nostro target. Quindi direi che possiamo chiudere qui. Vi ricordo che comunque, ve l'ho già detto, nei prossimi giorni riceverete la nostra mail con tutti il questionario di gradimento, che se volete potete già compilare adesso, che se ve lo mette Francesca nella chat prima di andare via, però non andate via perché così ci facciamo un po' di domande. E poi abbiamo anche la possibilità di, questo ve l'ho detto, potete recuperare anche, non so se avete notato, nel scorso link del webinar del 10 marzo, quel link appunto troverete non solo all'interno di quel link, non troverete soltanto il video e le slide di oggi, ma all'interno abbiamo messo anche tutto il resto, così se avevate perso qualche cosa, qualche appuntamento negli scorsi mesi, potete recupererlo. Quindi io passerei alle domande, grazie per l'attenzione.